sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le vicine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramao, maramao, fanno i mici in coro. Maramao, maramao. Questa è la strada verso il Col Portola e lo Zerbion, ma noi la seguiremo soltanto per un breve tratto. Ultima vetta di rilievo della cresta che corre tra Val d'Ayas e Val Tournanche, il Monte Zerbion è una meta frequentatissima in ogni periodo dell'anno. Notevolmente meno frequentata è la via che sale dal colletto della cresta sud-est. Un avvicinamento faticoso, per una facile, divertente ma esposta arrampicata, sono il primo banco di prova per me e Luca, su una via lunga di stampo non sportivo, con protezioni fisse quasi assenti, solo qualche vecchio chiodo, e difficoltà non superiori al quarto grado. Dopo circa 20 minuti di cammino siamo arrivati a questa curva decisa verso sinistra, che secondo le relazioni dovrebbe indicare l'inizio della salita, e in effetti qui dietro questo cespuglio c'è un tracciolino di sentiero stile giungla che però potremo provare a seguire e vediamo se arriva da qualche parte. Ore 8:25, abbiamo raggiunto questo ometto con un paletto in mezzo che indica la retta via e ora dobbiamo proseguire in piano per scavallare questa crestona. Ecco, ora ai nostri occhi è evidente il colletto che segna l'inizio della nostra cresta. Ore 10:10, siamo arrivati allo scollinamento da dove inizia la salita della cresta. 2 ore e mezza su e attraverso questo vallone, tutto sommato meno peggio rispetto a quello che ci aspettavamo leggendo le relazioni. Ore 10:30. Abbiamo fatto una piccola pausa spuntino, ci siamo rilassati un attimo, ci siamo preparati e ora siamo pronti per iniziare la salita della nostra cresta. Affilato tratto di cresta per chi non ha vertigini.
Siamo appena usciti dal muretto, ci ha provato perché non abbiamo subito trovato il punto giusto. Vabbè, e poi ci abbiamo lasciato un friend, quindi chi di voi vuole recuperare questo friend viene a fare la via e magari se si porta uno scalpello e un martello riesce a prenderlo. Noi lo lasciamo lì. Nella nebbia sbuco fuori, sembra l'anticima, non sono sicuro perché non si vede assolutamente niente. Proprio filmato così, sei bellissimo col caschetto, la corda, le roccette sullo sfondo, sembri uno vero. Siamo sull'anticima dello Zerbion, via delle roccette terminata, sul retro si vede, non si vede, ma c'è la Madonnina della Vetta e ora andiamo lì. Se l'ho fatta io, possono farla tutti. Viva i merenderos! Diciamo per molti, ma non per tutti. Ma non per tutti. Questa per me è la terza volta sullo Zerbion in tempi recenti. La prima in mountain bike, la seconda gli sci da sciro alpinismo e la terza con questa bella via, interessante, carina. L'unica cosa è che ci ho rimesso un friend e uno sprego enorme nei miei pantaloni. Sono quasi le 4, lasciamo la Madonnina dello Zerbion, ci incamminiamo sul sentiero verso il Colle Portola da dove ridiscendiamo a Barmask. Ecco qua. Dopo questa lunga giornata concludiamo nel solito modo. Leviamo i calici. Augenthaler. Augenthaler. La Tindal ha compito ancora. Anche al bar. Oh.
Comunque se andavamo a Varazze era meglio, eh.